E ciao a tutti ed ecco in questo nuovissimo video di Minecraft. Questo è il terzo episodio della Captive. Allora, sta arrivando notte e nel scorso episodio qua è esploso un creeper. C'ho della terra, c'ho pochissima terra. Allora, qua devo tappare tutto. L'importante è che non è scoppiato questo blocco. E magari lo prendiamo un po' qua. Giusto un po' la scaletta, come era prima, però poi cambierò un po' la scaletta qua. Oh, giusti giusti, comunque che provagine. Allora, abbiamo un po' di legna, non mi sembra proprio un po' un albero, e abbiamo un'ascia anche, anzi abbiamo due alberi, e li raccoglierei tutti e due. Poi mi servirebbe un po' di lana, magari per un letto così che si passa velocemente la notte. L'ultima chest, lontana. Ah, abbiamo quello qua, un po' di cibo. Allora, io direi di buttare un po' l'inventario perché ce l'ho veramente pieno. Con tutta la roba che non mi serve. Dove ho trovato l'arezzo? Ah, sarà che mi ho droppato il coso lì. La strega, per questi due mi servono. Allora, la spada sembra che mi è finita perché avevo spada in legno. Boh. Poi questo mi serve. Qua abbiamo un cone da consumare. Pala, un'ascia da consumare. Abbiamo due stick per creare. La gunpowder non mi serve. La busta non mi serve. La freccia non mi servono. Il ferro lo metto a cuocere. Poi sti alberi di ripianto. Qua spero che mi dropperà. Ecco qua, mi ha già droppato uno. Questo lo puntiamo qua. Questo lo puntiamo qua. Qua me l'ha droppato un altro, lo puntiamo qua. E ok, abbiamo piantato parecchi alberi. Io dovrei mangiare. Prendiamo un po' di sto cibo. Anche se sarebbe il caso di vabbè, non devo questo. Qua ho fatto il ferro, che con questo ferro ci possiamo fare una spada, anzi no, abbiamo più ferro. Oh, questo è il cone. Mi servono 5 pezzi, un altro stick da crafting, e ci facciamo un piccone e una spada, così questa la mettiamo qua e dobbiamo tornare giù. Poi dovremo anche iniziare con la stanza qua dei monumenti, a fare i monumenti, che non sarà proprio facile farli tutti. Li faremo già in un modo. Allora, con questo, no, guardate, ce l'ho qua, anche c'è un pezzo di legno qua. E scendiamo ancora. Qui c'è del carbone che non possiamo raccoglierlo. Ah, abbiamo scavato avanti. Mi sa che, se non ricordo male, ci siamo lasciati nello scorso episodio quando ho trovato qualcosa. Anzi, no, questo abbiamo già esplorato. E qua abbiamo un po' di. No, la crema non la posso raccogliere. Qua non abbiamo scavato niente avanti. Allora, se no, è venuto che scavavo di qua. Perciò scaviamo avanti così. Ho trovato qualcosa, mettiamo la torcia, scaviamo ancora un po' per. Ok, finalmente è finito, anche questo adesso si romperà. Che è successo? Vabbè, si romperà anche questo, ottimo. Prendiamo uno di questi. Ok, vedo già un creeper che mi piace anche un po'. Allora, direi qua di scendere un pochettino, pianino. Gente che rompe, ok, lì c'è sto creeper che non mi piace anche un po'. È andato pure lì sotto. Ce ne sono due, quello è bello. Ok, sono esplosi. Lì c'è una chest. Piazziamo una torcia che ci arriva. Qui c'è una chest, qui c'è un po' di clay, qui c'è una caverna. Allora io raccoglierei il ferro. E sotto la chest c'è, non so, allora nella chest abbiamo un po' di roba, un po' di clay, un po' di cibo. Prenderei tutto, prendo anche la chest. Prendiamo ancora questo ferro. Abbiamo trovato lava con un'altra chest. Faccio così giusto per non cadere. C'è una torcia. Lì c'è un'altra chest, ma non ci arriviamo. Un po' di questa hardened clay, un disco, un po' di clay, un po' di pezzo di oro. Raccogliamo la chest e torniamo indietro a raccogliere questa clay, che la clay ci serve molto. Vi spiegherò poi più tardi anche il motivo. Ce ne abbiamo 39. Allora, qui abbiamo un po' di lava, un po' di roba, lì c'è altra clay che non ci arriva. Allora, dove sono le scale? Qua su da qualche parte, perciò direi di continuare. Devo fare scale e scaviamo avanti. Ferro e lava, che mi piace anche un po' la lava. Sto
altro ferro, riesco a prenderlo, no? Sì, però c'è altro ferro lì, ma c'è altra lava, che è un bel problema. Allora, dobbiamo qua girare da un'altra parte, perché lì c'è lava. Ok, sono quasi morto. Allora, devi provare a scavare verso qua. Dobbiamo recuperare vita. Spero che non sta recuperando, ma altra lava. Quanta lava c'è qua? Andiamo a scavare verso qua. Devo andare. E c'è altra lava. Allora, verso dove scaviamo? Se scaviamo così, a parte l'ho trovato ferro, qui c'è altra lava. No, qui non c'è niente da fare. Qui sono le scale, ma qui c'è di nuovo sempre lava. Dappertutto c'è lava qua. Per profondere, sì. Noi arriviamo da lì, andiamo verso qua. In un modo devo arrivarci sotto. A parte che sento anche il mob, ecco altra lava, prepareremo, e qui c'è altra lava, è un po' un problema. Allora, qui sicuramente non ci arriviamo. Come facciamo? Ferro, e prepareremo che c'è altra lava. Qui niente, c'è anche il ferro che non si può raccogliere, e qui altra lava. Come achievement abbiamo qualcosa, qua. Possiamo fare il pane, si può fare, si può fare il pesce, altro no. Però di un blocco non credo che ci aiuti molto. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato pure il carbone che non possiamo raccogliere. E poi molti si sente sempre di più. Ecco il carbone. Cobblestone. Un dungeon di zombie. Solo che non ci arrivo. Ottimo. Una chest. Poi da qualche parte si esce. Ecco. Cosa c'è pure lava? Non so se mangiamo. Lava, io la chiuderei un pochettino. Mi sa che da qualche parte vicino c'è una strega. Così, allora prenderei io sta clay e anche il ferro. E vedrei che c'è una chest. Niente di che, qua ci acchiappiamo tutto. Qui c'è altra clay che non posso raccogliere. Cioè non la posso raccogliere tutta. Da qua siamo arrivati, perciò ci facciamo le scale verso giù e continuiamo. Qua abbiamo trovato un altro buco, però non mi butto giù perché vedo troppi mob. E mi sa che qui c'è anche la strega. C'è la tizia che ride, credo sia la strega. Dobbiamo adesso trovare un modo più semplice per scendere. Anche meno pericoloso. A parte che mi stanno finendo tutti i picconi. Ok. Vedo un po' di chest. Ecco, vedo anche il creeper. È andato, lì c'è un altro zombie, io vorrei torciare, giusto che non spawnino altri mob. Lo farò in questo modo, mantenere verso avanti, che ecco qua zombie. Ok, spero non abbia fatto qui per troppi danni. Ecco la strega. E siamo arrivati a un posto molto interessante che lo vedremo nel prossimo episodio. Che cos'è? Ve lo faccio solo velocemente vedere. Per chi sa cos'è, buono, per chi non sa, lo scoprirete nei prossimi episodi che si trova qua sotto. Vi dico solo che è un posto molto molto figo. È resistenza. È solo un posto molto figo e lo scopriremo nel prossimo episodio. Allora, lì si risale, lì ho visto due chest che c'è lì, lì c'è un po' di carbone eccetera. C'è qualche chest sotto, non mi ricordo. Boh, allora io direi di tornare su, che è una strada lunghissima per tornare. Poi dovremo sbloccare qualche achievement. Qui c'è un po' di carbone, anzi non è, che cosa è dietro qua, qua. Ok, siamo arrivati nella stanza di monumenti. Mi interessa se abbiamo sbloccato qualche chest. No, lì c'è un chest. Comunque abbiamo sbloccato tre monumenti che sono, diciamo, facili. Cioè non sono molto difficili. Così, vuoi pure. Tanto serve a te. Facciamo lo scheletro della 1.10. Ok,
cresciuto un albero. Allora, io direi di pian pianino qua chiudere l'episodio perché è durato moltissimo. Poi c'è la freccia. Direi di svuotare l'inventario. Ci ho droppato la Arrow of Slowness. La metto tutto qua. Pure le ceste. Il ferro lo mettiamo a cuocere. Questo è tutto qua. Abbiamo parecchia cosa lì. Abbiamo il bistecca, le metto a cuocere pure. Questo qua, poi messo lì, prendiamo un po' di carbone e un po' di stick per farci qualche altra torcia, così. Mentre cuoce il ferro, io vi saluto, qui c'è un'altra chest che ci arriveremo a breve. In questo episodio non abbiamo fatto nessun arricchimento, ma abbiamo fatto un po' di roba. Qua bisognerà ancora un pochettino sbloccare per fare anche poi. Abbiamo fila? Abbiamo due stringhe, giuste, giuste. Ci possiamo fare la canna da pesca per fare l'archivio del pesce. E che dire, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Allora, qua tutto. Dopo questo lascio che cuocia da solo. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate e iscrivetevi per essere aggiornati in nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!